Allora, buon pomeriggio a tutti. Stasera Report andrà in onda con un'altra importante puntata che racconterà di un altro pezzo del lungo racconto dell'emergenza Covid. Si tornerà a parlare del piano pandemico, abbiamo letto alcune anticipazioni e nel corso di questa inchiesta verranno ascoltati anche i parenti delle vittime, il comitato parenti delle vittime. Allora, io sto indossando la pettorina e lo dico già, la porterò domani al Senato o quando avrò sotto tiro il governo per dire e affermare ciò che per tanto tempo ho detto in televisione, ho scritto sui giornali, anche oggi in intervista alla Verità, ho detto perché hanno paura, perché la maggioranza ha paura di una commissione d'inchiesta vera sull'emergenza Covid? Perché il rischio è che stiano facendo una commissione d'inchiesta dove però è impossibile indagare sulle responsabilità del governo e della regione Lombardia. Allora, vogliamo una commissione d'inchiesta seria, state sereni e sono qua con Consuelo e con Robert che questa commissione non solo la vogliono, ma fanno parte del comitato parenti delle vittime. Parto da Consuelo. Consuelo, voglio essere giornalista. Quante associazioni legalmente tutelate ci sono di parenti delle vittime dell'emergenza Covid che rappresentano quello che accadde a Bergamo, a Brescia? Vieni, vieni. Sì, ciao, ciao a tutti. Allora, di fatto noi siamo l'unico team legale che rappresenta i familiari delle vittime. Quindi, quando parliamo dei familiari e delle istanze dei familiari, dei parenti delle vittime, Parliamo parliamo di noi. di voi. Non ci sono, perché ogni tanto vedo in televisione qualcun altro che Ma ci parla. sono tantissime pagine Facebook dove si possono trovare post di familiari delle vittime, post di ricordi, di memorie, di lutti. In realtà noi siamo gli unici che legalmente e ad ogni effetto di legge rappresentiamo i familiari delle vittime, tant'è che ne rappresentiamo 600 in causa davanti al Tribunale di Roma. Quindi, quando voi dite vogliamo la verità, voi state parlando per conto dei familiari perché volete una verità che si proietti anche sulle responsabilità. Noi vogliamo una verità che si proietti solo di fatto sulle responsabilità istituzionali, che sono quelle che noi abbiamo chiaramente rilevato e contestato nelle sedi giudiziarie, considerato il fatto che la commissione d'inchiesta è stata trasformata in una farsa, a parte che non è ancora stata istituita formalmente, ma gli emendamenti che sono stati proposti l'hanno trasformata in una Proposti e farsa. votati. Proposti e votati hanno trasformato questa presumibile commissione d'inchiesta in una farsa. È chiaro che l'unico organo adesso deputato a fare luce è quello della giustizia, di fatto, no? Perché Perché c'è c'è la un procura di tribunale, Bergamo. c'è la procura di Bergamo da una parte per quanto riguarda la parte penale, però c'è la parte civilistica sulle responsabilità istituzionali del danno che è stato cagionato ai cittadini, al di là del fatto che ce ne sono 600 in causa, ma di tutti. Voi stasera siete parte della puntata di Report. Sì, Cosa sulla sottolineate? Questo? sottolineiamo questo, sottolineiamo l'omertà che c'è stata in questi mesi, tesa a insabbiare le responsabilità, sottolineiamo il fatto che in Italia abbiamo assistito per tanto tempo a negare quello che c'era, per esempio, rispetto al piano pandemico, che non era adeguato e che oltretutto quello del 2006, l'unico che c'era, non è nemmeno stato considerato né attuato, e da tutte queste carenze istituzionali, a partire anche dal fatto che abbiamo violato delle leggi internazionali della Comunità Europea, ecco, da tutto questo sono derivate le morti delle persone. Perché? Perché l'Italia non era preparata e, non essendo preparata, non ha dato una risposta adeguata al contenimento del virus e quindi impedire una strage. Vado da Robert, che anch'egli ha avuto dei lutti in casa, viene da Londra, perché ormai ti sei trasferito a Londra, dopo ti chiederò qualcosa anche in merito, però ti domando, quando senti dire che tutto questo viene fatto
il procrastinare dello stato di emergenza, ogni limitazione, tutto questo viene fatto per onorare le vittime del Covid. Voi che cosa provate? Che cosa, cioè, vi ritrovate in questa affermazione? Ma io penso che si ricordano di noi soltanto quando gli facciamo comodo. Quando non gli facciamo comodo, preferiscono insabbiare, come è il caso della commissione d'inchiesta. Quindi adesso ci stanno strumentalizzando per usarci per la campagna vaccinale, però in realtà quando si tratta di dare la verità ai familiari delle vittime su quello che è successo in Italia, loro bellamente fanno passare, approvando degli emendamenti in gran segreto, per come si può dire, compromettere una commissione sulla gestione della pandemia in Italia. Di questo fatto, no, della commissione d'inchiesta che viene un po' utilizzata per loro come foglia di fico, poi però nella sostanza non ha niente, perché se tu non puoi indagare sulle responsabilità del governo e della Regione Lombardia, e guarda caso questo emendamento è stato votato trasversalmente dalla Lega a LeU, passando per Forza Italia, PD, Movimento 5 Stelle e compagnia cantante, perché l'hanno votato tutti, no? Esatto, l'hanno votato da PD, Lega e Movimento 5 Stelle e Leo. Quindi chi rappresenta il ministro Speranza, chi rappresenta l'ex presidente del Consiglio Conte, chi rappresenta gli ex ministri della salute del Partito Democratico e chi rappresenta la gestione della pandemia lombarda, quindi la Lega. Sostanzialmente è difficile trovare una forza politica che non abbia le mani in pasta con quello che è successo nel 2020. Quindi si stanno proteggendo, e allora anche il tentare di procrastinare lo stato di emergenza è un altro modo, lo dico io, non so se voi siete d'accordo, per continuare ad autotutelarsi, andare in Sì, autoprotezione. è un modo per incolpare il virus, può fare passare l'idea che la colpa sia del virus, quando in realtà ci sono delle responsabilità palesi e documentali di chi non ha fatto quello che si sarebbe dovuto fare prima della pandemia e di chi ha gestito male durante la pandemia. Io domani, se mi date il permesso, metterei questa pettorina, nel momento in cui avrò la possibilità di dire la Certo, mia, anzi, grazie. la metterò Grazie. io, così come altri parlamentari che Sì. trasversalmente stanno appoggiando questa iniziativa, cioè di avere una commissione d'inchiesta. Tra l'altro io volevo dire ai familiari delle vittime, torniamo sempre lì, avevano lanciato, e l'abbiamo anche già detto, una petizione perché vogliono una vera e propria commissione d'inchiesta Certo. che ha superato i 10.000 Sì, che abbiamo firme, per cui avete sostenuto. anche sostenuto. Per cui io credo che sia importante perché il messaggio che deve passare è che gli italiani vogliono avere la chiarezza di La quello che è verità, successo. Chiarezza è verità. Nel certo. momento in cui c'è chiarezza c'è anche la verità. Siamo Questo è il stanchi. motivo per cui io mi incazzo sulla questione dei vaccini, è che se tu mi secreti fin da subito i contratti, io non ho la possibilità di capire da parlamentare che cosa vado a votare. Però, aperta e chiusa parentesi. Robert, visto che lo dicevo prima, tu abiti a Londra ormai Da 5 anni. da 5 anni, e in Italia si continua a raccontare del caso britannico, del caso londinese. Tu ti domando, quello che leggi sui giornali adesso in Italia. Ma allora io vorrei premettere che il caso inglese è il tipico caso del famoso modello italiano che è stato preso ad esempio in tutto il mondo. Infatti l'Inghilterra ha tardato il lockdown, ha portato i malati nelle case. Nelle Nell'Asiatico. RSA mancavano i dispositivi di protezione individuale, quindi il famoso modello italiano è stato quello che è stato adottato da Boris Johnson all'inizio della pandemia e questo, se lo vogliamo vedere nel numero dei decessi, sono le risultanze del famoso modello italiano. Vorrei inoltre dire che in Inghilterra c'è stata una commissione d'inchiesta che ha già elaborato 77 lezioni apprese sulla pandemia e quindi quello che si legge nei giornali su delle supposte imprudenza da parte del governo rispetto alle misure, alla mancanza di misure restrittive, in realtà sono delle scelte politiche che derivano dal fatto che, al contrariamente al nostro paese, l'Inghilterra oggi può prendere delle decisioni sulla base di 77 lezioni apprese, che non sono veramente poche. Quindi, cioè, non è che Boris Johnson si è svegliato una mattina e ha deciso di Esatto. fare come ha fatto. Esatto, correttamente. Quindi c'è un metodo di lavoro.
io quando sono tornato in Italia mi sono accorto che c'era sulla narrazione della gestione inglese c'è veramente una discrepanza rispetto a quello che si vive e a quello che invece viene raccontato. Va bene, io insomma ho voluto proprio far parlare loro, perché altrimenti noi continuiamo ad andare in televisione, io in televisione anche più volte, l'avete sentito, ho citato il discorso della commissione d'inchiesta, però poi sembra quasi che sia un mio capriccio e poi mi imbavaglio, si incazza la Berlinguer, si incazza, mi dice che sono un cattivo maestro Bassetti, allora alla fine faccio parlare coloro che hanno delle ferite, perché entrambi hanno delle ferite, rappresentano coloro che hanno delle ferite profonde, dei lutti in famiglia, e a furia di ascoltare loro ho detto adesso basta, adesso fermatevi, quantomeno non tirate in mezzo la memoria delle vittime del Covid, perché altrimenti c'è qualcuno che realmente ha pianto delle persone, dei familiari, poi dopo un po' si incazzano anche loro. Va bene, allora io domani, questo qui me lo metto nello zaino, domani nel momento in cui avrò la possibilità, domani o dopodomani avrò la possibilità di parlare sull'argomento fiducia e Green Pass ed altro, io metterò e solleciterò nuovamente una commissione d'inchiesta che sia realmente la commissione d'inchiesta, perché se no facciamo commissione d'inchiesta tipo la commissione d'inchiesta sulle banche, che è stata più efficace quella di Casini che non quella della presieduta dalla Rocco. Va bene, ciao ragazzi, buon pomeriggio, grazie a voi, grazie.